amici del canale di Valentina, benvenuti! Oggi vi farò vedere come si prepara una delle mie torte squisite preferite. È fatta con un ingrediente che io adoro e metto via durante l'inverno: la torta di nocciole! Non ve la potete perdere! Andate in cucina a vedere come prepara Valentina la torta di nocciole. Per la nostra torta di nocciole ecco gli ingredienti: 200 g di nocciole che ridurrò in farina con il mixer, 100 g di farina 00, 50 g di fecola, 100 g di zucchero a velo, 3 uova intere, arancio, scorza d'arancio quanto basta, lievito 16 g, delle nocciole a granella quanto basta e 50 cl di olio di arachidi. Per prima cosa, con l'aiuto di un mixer, riduco le nocciole in farina. Con la farina che ho ricavato dal mixer, dai 200 g di nocciole, aggiungo la fecola e aggiungo la farina. Unisco la miscela che poi servirà per la nostra torta e in ultimo aggiungo anche il lievito. Come vedete, questa miscela la preparo tutta insieme così. Secondo passaggio, metto le uova in una bella ciotola capiente, ci metto lo zucchero a velo, ci metto la scorza d'arancio. A questo punto, con l'aiuto di una frusta elettrica, inizio a montare il composto e a filo, si dice in gergo tecnico, inizio a versare l'olio di arachidi mentre sta montando il composto. A questo punto andiamo ad aggiungere piano piano, via via, un po' del nostro composto di farina di nocciole fatta in casa con gli altri due ingredienti, farina e fecola. Ho preparato una tortiera a cerniera del diametro di 18, imburrata e infarinata, e vado a versare il composto della mia torta di nocciole. A questo punto prendo la granella di nocciole e la vado a mettere sopra per guarnire la mia torta. Potete sceglierla se cuocerla a forno ventilato a 170 gradi per 25 minuti, altrimenti a forno statico 180 gradi per 20 minuti. Eccola qua, finalmente la nostra bella torta di nocciole uscita dal forno. Voilà, guardate che spettacolo! Spettacolo, questa torta parla da sola. L'ho tagliata, guardate che bellezza! È uno spettacolo, una bontà di nocciole unica. Metto in un bel piattino da portata. Sceglietelo di quelli un po' più eleganti, guardate, io ho scelto questo che avevo proprio comprato in Val d'Aosta. L'accompagno con un liquorino allo zabaione, come fanno in Piemonte, però ci metto anche un tocco di mio, quindi niente zucchero a velo, ma ho preparato una semplice ganache, quindi cioccolato a bagnomaria con panna vegetale e un aroma di arancio bianco. Guardate che bellezza! Per finire e concludere questa torta spettacolare. Questa era la mia ricetta da condividere con voi. Non me ne vogliono i piemontesi. Io ho applicato alcune variazioni per quanto riguarda la quantità di burro, però vi assicuro che è eccellente. Ecco qua la mia torta di nocciole. Sicuramente agli scoiattoli piace tanto. Ciao, a martedì. Mi raccomando, mettete tanti like al video di Valentina. Io ne ho già messi 3. Ciao.